Sono 230 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi nel Lazio, che da alcuni giorni sta facendo segnare il record nazionale di incremento di persone trovate positive. Per questo motivo la regione sta pensando di introdurre le mascherine obbligatorie anche all'aperto. Intanto il presidente dell'Ordine dei Medici di Roma e Provincia, Antonio Maggi, ha lanciato l'allarme. La cosa preoccupante non è il numero dei contagiati, ma la crescita dei ricoveri e in particolar modo delle terapie intensive. Questo significa che il virus c'è, ha spiegato Maggi, e bisogna stare attenti fino a quando non avremo una cura o un vaccino. Questa nuova impennata dei casi non è legata all'organizzazione, ma all'educazione delle persone. Ancora oggi, nel 2020, nel reparto operativo dei carabinieri c'è qualcuno che passa gli atti a qualche imputato. Siamo stanchi di questi inquinamenti probatori che vanno avanti da 11 anni. Lo ha detto oggi in aula il PM Giovanni Musarò nel processo sui depistaggi, che si svolge a porte chiuse, seguiti alla morte di Stefano Cucchi, in cui sono imputati 8 militari dell'arma accusati di falso. Il riferimento è ad alcuni documenti depositati durante la scorsa udienza dal difensore di uno degli imputati, che non erano stati formalmente richiesti. Per Fabio Anselmo, legale della famiglia, c'è un Giuda che speriamo di identificare. Quasi 2000 studenti delle scuole superiori di Roma sono scesi in piazza questa mattina davanti Montecitorio per protestare contro le politiche del governo sul rientro tra i banchi. La scuola, gli studenti, hanno gridato i ragazzi, secondo i quali l'emergenza sanitaria ha amplificato i problemi che già esistevano. Dopo anni di tagli e smantellamenti, hanno spiegato gli organizzatori, con il Recovery Fund le istituzioni hanno la possibilità di investire sulla scuola e ridarle la dignità che merita. Siamo qui per riprenderci uno spazio che ci appartiene, per dire al governo che siamo noi i veri rappresentanti della scuola e vogliamo essere ascoltati. Ha preso il via stamani nella Facoltà di Architettura della Sapienza di Roma la Scuola di Servizio Civico fondata da Francesco Rutelli, con l'obiettivo di formare amministratori pubblici competenti per la capitale e non solo. 60 studenti selezionati, in maggioranza donne con età media di 30 anni, e 130 professori di primo livello si sono ritrovati per la prima volta in presenza in occasione dell'apertura dei corsi. Sono sicuro che da questa scuola scaturiranno delle energie nuove per contribuire al buon governo di questa città, ha spiegato Rutelli, che non ha voluto dare un giudizio sull'operato di Virginia Raggi. Il mio compito non è dare pagelle. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.